consecutiva, se non conto male. Ancora Silla e Marcon si disturbano in ricezione. Malaguski può andare di là. Rizzio difende, vola, allora può aprire per Kimil, tiene stavolta in copertura Boldini, allora va Cischi, Marcon, Danesi riceve, Volos apre in posto 4 per Kimil, sporcata dal muro. Adesso Boldini può aprire per Malaguski, la palla tocca il muro, ma c'è Brisio in difesa. Adesso gioca la pipe che passa bene Bergamo, Volos apre per Brisio, stavolta tira giù una sassata al muro, non... cerca nuovamente Samantha Brisio, la palla è di qua, Popovic però non riesce a ributtarla di là, può andare a Costa che attacca piano, però il Volos, apertura bellissima in posto 4 per Sami Brisio, veramente bella questa apertura veloce della palleggiatrice polacca. Guardate qua il replay, che bel Danesi che può provare a ricreare un break, ma a Costa l'attacco fortissimo, difende Volos, Nicoletti va per Brisio che attacca forte, la palla viene toccata, cerca Acosta che però riceve bene e va con la pipe, ma difende il, ancora attenzione Volos, la palletta di là, non Malaguski e Boldini, palla flot che va a cercare Brisio, cercata molto per togliergli l'attacco, ma Brisio non si fa intimidire e va Volos, la serve, Brisio tira giù, punto numero 7 per Limoco Volley Conegliano, e questo se non erro è il punto numero 5 per Sami Brisio, mentre va in battuta The Queen, Robin De Cruyff. Acosta riceve bene, una fast giocata male però da Boldini, dicevamo che era stata MVP nella Supercoppa, era stata la partita che aveva fatto scoprire la messicana al grande pubblico italiano. Eccolo qua l'ace, servizio a Kimil su Acosta, Boldini può aprire dietro per Paggi che ci arriva bene, Lara De Gennaro apre il posto 4 per Brisio che tira una cannonata dove non ci può arrivare Cardullo, che cannonata della messicana, 6-5 a tutto brodo. Torniamo da Jennifer Boldini che batte su il, può andare Brisio che probabilmente aveva pestato, attenzione qui però, torniamo da Volos che apre per Nicoletti che era in 4 e adesso la palla torna di qua, free ball, Volos dalla seconda il, Brisio non era dietro, era in prima linea, mi sono confuso, e intanto Marcon va, e ancora Hilda la seconda, ancora una difesa di Boldini, adesso può andare, può solo giocarla di là Marcon. De Gennaro alza per Brisio che attacca forte Brisio, bellissimo questo attacco ancora una volta della messicana, ma che scambio, un scambio ma cambiata proprio nel primo set. Adesso Cardullo però riceve, la butta di là Boldini, però fa buona guardia Danesi, allora De Cruyff può alzare per Brisio che attacca forte, difende Cardullo, Boldini apre per Acosta, palla alta chiusa nel metro, ancora Volos dalla seconda il, ancora una difesa per Bergamo, Acosta può attaccare forte, il muro sporca, allora De Cruyff per Volos per Brisio che attacca fortissimo, difesa impressionante, botta impressionante che la difesa non riesce a tenere, e adesso 16-13 il vantaggio comincia a essere vita di questa atleta che sta facendo una partita impressionante, ma adesso Volos la tira di là, ma Marcon l'aspettava proprio lì, adesso può andare Battista dalla seconda, Acosta, Boldini ancora per Battista che viene stampata da Danesi, ancora lei, ancora Danesi a muro, ottimo, ottimo muro, non era Danesi, e De Gennaro che sono in ricezione, la palla tocca al nastro, Volos apre il 4 per Nicoletti, pallonetto però a filo rete, Brisio la tocca, quel che va, pronta al servizio fortissimo su Cardullo che la tiene in qualche modo, Malinov apre per Battista che l'appoggia di là su il, attenzione dalla seconda Brisio, incontenibile la messicana, grandissima, grandissima pipe della messicana che è entrata in modalità 17 Moco e prova a mettere ancora una volta in difficoltà la ricezione, messa in difficoltà nuovamente Acosta, attenzione, vado io, vai tu, non va nessuno, indecisione tra Roslandi Acosta e Cischi Marcon che vale il punto numero 21 per le Pantere, esultano i tifosi di Conegliano i non plus ultras e
perché Sami Brisio ha aperto un break incredibile con le sue fucilate. Ancora una volta fucilata, stavolta però riceve meglio Cardullo, può andare a Costa solo con un pallonetto, allora Voloz ancora per Brisio, incredibile, fa tutto lei in questa ultima parte di set, pazzesca la messicana, batte palla qualora ci sarà una ricezione ben fatta, ma è difficile ricevere queste battute, infatti è proprio per lei, proprio per Maragurski, la palla adesso può andare ad alzare, però la palla è ancora di qua, De Gennaro va per Brisio, ancora lei, la palla tra un po' mi cecchina, incredibile, Sami Brisio fa veramente tutto lei in finale serba, va a servire su Brisio, Voloz per Brisio ancora che vola in alto e butta giù questa palla per il 3-1, ancora Brisio, incredibile, in Marcon che batte su Brisio, Robin De Cruyff tenuta dalla difesa di Bergamo, allora Costa gioca col muro, la palla ancora viva di qua, Boldini, adesso però ci sarà una free ball per Limoco con Brisio, inquila e la tira giù, niente da dire, ottima veramente Fabio Pedretti, ma adesso è tornata forte in partita, Voloz da dietro ancora per Brisio e ancora punto per la messicana che ha tirato giù un numero innumerevole di palloni, sta veramente facendo quello che vuole, che batte su Brisio il, e adesso può andare ancora Brisio che sfonda il muro, ma Cardullo in difesa c'è, e allora adesso Battista stampata da Sami Brisio, sempre lei, incredibile questa giocatrice, è veramente un portento, che batte su Brisio, Voloz ancora Brisio, batte su Battista, la tiene incredibilmente Boldini, Battista Boldini e va Voloz al servizio float su Acosta, Boldini va dietro per Battista che batte forte, tira forte su Danesi però che la stampa, allora free ball adesso per Conegliano, Voloz, Brisio, pallonetto, Battista la tiene lì, incredibile cosa tiene Boldini però la palla, Brisio al servizio, cannonata che non riesce a tenere Acosta, vediamo se ce la farà Cardullo, Malinov la mette di là, Voloz, attenzione, la palla però può essere rigiocata con una free ball da Bergamo. Malinov prova ad attaccare di là, ma viene stampata da Robin De Cruyff. E questo è il muro che vale i 3 punti per Limoco Volley Conegliano, che raggiunge Scandicci al primo posto in classifica, ancora in battuta. Limoco Volley Conegliano, 5 vittorie su 5, nessuna sconfitta ovviamente, ma neanche nessuna vittoria al tie break. 15 punti per Conegliano, 15 punti per Scandicci e subito dietro Novara. Purtroppo rimane ancora a quota zero la Foppo Pedretti Bergamo, che dovrà rifarsi con Novara per la prossima domenica e poi qua col Bisonte mercoledì prossimo. Dalla postazione telecronaca è tutto, vi aspetto a bordo campo per le interviste alle protagoniste.